questo è l'iris japonica, è un iris che ha dei rizomi che formano stoloni e quindi crea delle vere e proprie colonie molto fitte. È sempre verde, è adatto all'ombra perché al sole le foglie si bruciano e va bene per essere cresciuto sotto arbusti, alberi, in posti dove altre cose stentano perché è molto molto resistente e molto facile da coltivare. Ha questi magnifici fiori portati su steli che formano più fiori che man mano si aprono. I fiori sono delicatamente profumati, si aprono a primavera e la pianta è anche molto resistente alla siccità, quindi vive bene in condizioni di semiabbandono. È originario appunto della Cina e del Giappone e grazie alla particolarità del fiore, che è particolarmente sfrangiato sia al centro che ai bordi, è appunto chiamato iris frangiato o iris orchidea perché ha questi fiori simili all'orchidea. L'iris japonica che abbiamo visto era la specie che ha la foglia verde, poi esiste la cultivar appunto variegata, che ha le foglie rigate di bianco. È molto appariscente, in particolare appunto essendo una pianta da ombra, la variegatura dona luminosità e struttura alle aiuole.